Buon pomeriggio, benvenuti ad una nuova puntata di Business Leader. L'Italia è un paese con grandi risorse, con grandi talenti, è la seconda manifattura europea, ma le contraddizioni non mancano quando si parla del nostro paese. Anche con le difficoltà a conservare questo primato sono sempre in primo piano. Del nostro paese si parla in modo positivo quando, per esempio, si valorizzano i talenti, le capacità delle nostre imprese a fare grande il Made in Italy nel mondo, ma è un paese che quando si parla di luogo come attrazione appunto per gli investitori a livello nazionale ed internazionale, in realtà fa parlare di sé in maniera molto diversa, come in questo periodo stanno dimostrando due casi eclatanti all'Italia ed Ilva. Allora vorremmo partire da qui per poi allargare il tiro delle nostre riflessioni con il professor Francesco Amendolito, che salutiamo, buon pomeriggio, Buon grazie. pomeriggio a voi. Founding Managing Partner di Amendolito e Associati, docente di diritto del lavoro all'Università Louis Jean-Monnet, presidente della sezione Puglia Basilicata di AGI, Avvocati Jus Lavoristi Italiani, oltre che consigliere della Giunta Esecutiva Nazionale, infine anche presidente di IDP Puglia, Associazione Italiana per la Direzione del Personale. Un'agenda molto, molto fitta, la sua, molto impegnata. Allora, professor Amendolito, il vostro core business è l'assistenza alle aziende che perseguono obiettivi di sviluppo e crescita. Se ci dovesse descrivere un po' la situazione italiana, che aspettative hanno le aziende italiane? Quali sono le maggiori difficoltà che incontrano nell'investire nel nostro paese? Beh, indubbiamente le prime difficoltà sono rappresentate dal peso, diciamo che l'imposizione fiscale dà alle aziende stesse. E, a questo poi si aggiunge, a mio parere, anche l'eccessivo costo del lavoro e soprattutto anche, come terzo, diciamo, elemento negativo, l'incertezza della norma, cioè la mancanza, soprattutto da una parte l'incertezza e da una parte la mancanza di norme a supporto di quelle che sono le nuove esigenze di sviluppo industriale. Perché in sostanza, insomma, noi parliamo molto delle aziende quando sono soprattutto le più importanti in gravi stati di crisi, quando si tratta invece di individuare delle soluzioni per sostenerle. Questo è un tema che è un po' meno pop, si direbbe nel gergo Esattamente, giornalistico, no? ha perfettamente ragione. Proprio il caso che i due casi macro che lei ha citato prima, cioè Ilva e Alitalia, con tutto il rispetto parlando per i lavoratori di Alitalia e i lavoratori di Ilva, però lasciano in secondo ordine invece quelle che sono problematiche molto più pressanti, più importanti, cioè che la moltitudine di piccole e medie imprese che in questo momento hanno problemi, hanno sofferenza a mantenersi sul mercato e quindi a garantire poi quello sviluppo industriale di cui invece il nostro paese ha bisogno. Basti pensare che in questo momento sul tavolo appunto del Ministero dello Sviluppo Economico pendono credo circa 160 vertenze di crisi, tavoli di crisi di aziende che appunto magari in questo momento nessuno sa o ha mai menzionato. Infatti, ci arriveremo su questo punto perché è molto delicato e siamo curiosi di sentire qual è il suo pensiero. Vorrei ritornare però ad una grande iniziativa di cui abbiamo parlato molto tempo fa, il pacchetto 4.0 di qualche governo fa, che ha rappresentato una boccata d'ossigeno importante sicuramente per quelle aziende pronte a cavalcare le novità della nuova rivoluzione industriale. Allora, ci può spiegare nella sua esperienza in che modo le aziende che conosce si sono avvantaggiate di queste misure e cosa pensano dell'impasse attuale che invece questo pacchetto di misure sta vivendo? Per investire è sempre necessario un incentivo fiscale, professor Amendolito. Sì, secondo me sì. Cioè, nel senso che il pacchetto Industria 4.0 rappresenta una boccata d'ossigeno e tra l'altro un'importante idea di sviluppo industriale nel nostro paese di fronte a questa quarta rivoluzione industriale. Il problema è che attualmente mi sembra che almeno i dati del 2018, se non mi sbaglio, è la Ambrosetti, House Ambrosetti Italia, ha dato dei dati in cui risulta che circa l'8%, 8,9% se non vado errato, delle aziende italiane sta investendo nella digital transformation e nella robotizzazione. Quindi significa che siamo ancora molto indietro rispetto a questo. Quindi ci dobbiamo interrogare del perché. Del perché la manifattura magari non si digitalizza a sufficienza, secondo lei che tipo di problematiche ci sono, tali per cui le aziende sono ancora un po' restie ad investire in innovazione digitale? Io non credo che siano restie, io credo che è l'intero complesso di norme e di L'ecosistema, diciamo, esattamente l'ecosistema legislativo. industriale, legislativo e non solo, che deve
capire che siamo di fronte a un cambiamento radicale. Essendo in atto un cambiamento economico radicale, dobbiamo dare una svolta completa a quello che è il fare industria, il fare impresa e quindi anche l'organizzazione del lavoro che deve cambiare. Certo. Quindi devono cambiare le relazioni industriali? Esattamente, per far questo dobbiamo cambiare le norme, devono cambiare le relazioni industriali, in un'ottica di fare, in un'ottica non di conflitto, ma in un'ottica di fare. Esistono, professor Amendolito, nel nostro paese esempi virtuosi di aziende che hanno vissuto positivamente la questione delle relazioni industriali che devono cambiare in virtù di 4.0 e esempi virtuosi di aziende che hanno attraversato la rivoluzione 4.0 valorizzando i propri dipendenti? Sì, esistono dei casi, tra l'altro è proprio diciamo in meridione paradossalmente il caso più eclatante che è quello di FCA Melfi, laddove in questa azienda grazie anche alle relazioni industriali che sono completamente cambiate, quindi il rapporto e il rapporto con il sindacato territoriale ha consentito per esempio non soltanto di portare una trasformazione digitale dell'intera linea produttiva della lean organization, della filiera, ma anche della lean production, diciamo, della stessa azienda. Quindi, per cui oggi a Melfi si stanno producendo, oltre che la Jeep Renegade della 500, anche la nuova Compass ibrida attraverso appunto un sistema di lean completamente digitalizzato e robotizzato. Ma l'apporto del sindacato e l'apporto della mentalità datoriale che è cambiata ha fatto sì, per esempio, è stato creato, che rappresenta il fiore d'occhiello quasi come unico caso in tutta Europa, è stata creata una Plant Academy, cioè praticamente un'accademia altamente robotizzata e digitalizzata, quindi addirittura con l'introduzione della diciamo di tecnologie completamente all'avanguardia, accademia nella quale sono gli stessi operai, esperti, esperienziati, anziani, che formano i nuovi lavoratori in un'ottica in primis di trasversalità delle mansioni e quindi flessibilità delle mansioni stesse, ma in un'ottica anche di garanzia della leadership stessa dell'attività dei lavoratori stessi, tant'è che è successo che i primi discenti che oggi sono diventati i capi dei loro formatori, paradossalmente parlando. Quindi un'esperienza molto ben riuscita di staffetta generazionale all'interno di un'azienda. Esattamente, una staffetta generazionale però all'avanguardia, perché stiamo parlando di formazione 4.0, possiamo definirla, quindi i primi lavoratori 4.0. Professor Amendolito, un altro tema di attualità, decreto dignità, ha ormai un anno e mezzo di vita, quindi in realtà non è più di grandissima attualità se non per gli effetti che quel provvedimento ancora oggi sta generando. Facciamo un punto sullo stato dell'arte, della nuova disciplina contrattuale che è nata con quel provvedimento. Lei in molte sue interviste ha sollevato più volte la questione dell'equivoco di fondo che pervade il mercato del lavoro, un mercato che quantifica e qualifica il bene dei lavoratori sulla base del fatto che abbiano un contratto a tempo indeterminato o meno. Invece lei sostiene che in questa particolare fase storica ed economica non si possa prescindere da una condizione più diffusa di flessibilità. Cosa intende esattamente? Non si deve pensare, a prescindere che a mio modo di vedere il rapporto di lavoro non può intendersi in una maniera old style, diciamo così, cioè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato subordinato. Oggi ci sono tante tipologie di attività lavorative che stanno emergendo, ma non perché è volontà datoriale che emergano questo tipo di, ma è la richiesta del mercato stesso, dell'economia, della società, che porta ad un cambiamento radicale anche delle richieste stesse di quelle determinate attività lavorative. Per tutto si pensi ai riders, che di recente hanno trovato comunque un'introduzione di una disciplina normativa che li tutela. Quindi non bisogna pensare, no, a una cosa quasi satanica, perversa, l'idea di abbandonare il vecchio schema del lavoro a tempo indeterminato, e quindi si deve pensare alla flessibilità non soltanto in un'ottica di tipologie contrattuali, ma anche nell'ottica di quello che è l'orario di lavoro, di quelle che sono la trasversalità delle mansioni, ne abbiamo parlato prima, cioè quindi avere un'idea della flessibilità non in un'ottica
di ritorno al passato, di mancanza di garanzie per i lavoratori, ma come flessibilità proprio a sostegno dei lavoratori, a garanzie. Ripeto, prima ho citato la normativa dei riders. Che cosa è successo? Che dei lavoratori che non avevano assolutamente tutela, oggi hanno una tutela, sia pure legata a quella che è la loro tipologia, che è atipica rispetto alla tipicità, chiedo scusa del bisticcio di parole, certo. Però in realtà di fatto con una tutela anche rispetto agli infortuni sul lavoro, alle malattie. Quindi i lavoratori che oggi hanno una loro dignità e possono continuare ad effettuare l'attività lavorativa secondo quello che il mercato richiede, quindi che, di cui il datore di lavoro ha bisogno. Certo, sono comunque cambiamenti dei quali bisogna prendere atto, in qualche maniera vanno gestiti e se possibile anche guidati. Il mondo del lavoro, d'altronde, tutto sta cambiando attorno a noi, ci sono tante nuove opportunità professionali, a volte non le sappiamo neanche definire né contrattualizzare, come per un lungo periodo è successo proprio con i riders, poi in qualche maniera magari non piacciono a tutti, ma le soluzioni si trovano. Adesso però voglio provocarla, professor Amendolito, sono situazioni anche, mi passi il termine, negative per coloro che osservano lo schiacciamento dei salari verso il basso, no? Dov'è il positivo di questi cambiamenti a suo avviso? Ma il positivo è comunque, allora bisogna pensare, non c'è un problema di schiacciamento del salario verso il basso, bisogna pensare che questo tipo di flessibilità, che diciamo è comunque cambiamento radicale che si deve avere dell'idea del mercato di lavoro e della gestione dell'organizzazione del lavoro e quindi dei lavoratori, possa essere un'occasione, un'opportunità per il lavoro stesso. Cioè oggi si pensa in controtendenza a quello che è il fenomeno evolutivo economico e quindi a questa quarta rivoluzione industriale, si pensa che, almeno questo sta facendo l'attuale legislatore a mio modo di vedere, l'importante è che si garantisca il salario minimo, si pensi al reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. In realtà, se si pensa all'idea di garantire una normativa, una disciplina di tutte quelle tipologie, le abbiamo detto prima, e mi ripeto proprio perché è questo il punto importante da sottolineare, cioè tutte quelle tipologie di lavoro, quelle necessità, diciamo delle trasformazioni che oggi le organizzazioni del lavoro e quindi industriali necessitano. Se si pensa al garantire una normativa, una legislazione in tal senso, il lavoratore ha garanzie in questo senso e comunque sia il posto di lavoro, il salario minimo garantito, comunque garantito da quel turnover che invece le richieste industriali possono dare, garantire ai lavoratori stessi. Cioè non è detto, io credo che la staticità del posto di lavoro molto spesso, che chiaramente nessuno va a toccare, però molto spesso possa essere ostativa rispetto a quello che possono essere politiche occupazionali. Certo, è un tema di grande dibattito, insomma, quindi è sicuramente interessante anche, esatto, la sua considerazione su questo. Allora, dicevamo prima che il grande tema del momento in Italia dal punto di vista industriale non è purtroppo la questione di un rilancio del paese, quanto piuttosto una ricerca di soluzioni per stati di crisi molto importanti. Da giorni, lo abbiamo detto all'inizio, nell'occhio del ciclone ci sono Ilva e Alitalia, ma lei ha ricordato le realtà che in questo momento occupano l'agenda del Ministero dello Sviluppo Economico, parliamo di 158 tavoli di crisi. Qualcuno ha detto, ho trovato anche questa affermazione, che il Ministero dello Sviluppo Economico sta diventando una specie di pronto soccorso con decine e decine di aziende in grande difficoltà e con esse quasi 200.000 lavoratori che sono a rischio. Queste cifre che cosa ci raccontano di questo paese? In parte le abbiamo anche già accennato, cioè il problema è proprio questo, cioè si pensa alle aziende nel momento in cui le aziende sono decotte, hanno problemi di indebitamento, problemi di scarsa liquidità che non li consente poi di garantire a se stessi e ai lavoratori uno sviluppo strategico aziendale, e quindi questa cosa fa sì che poi si arriva molto probabilmente anche troppo tardi. È grave che al Ministero di Sviluppo Economico, che comunque rappresenta una parte di quelle che sono le crisi di impresa, perché non tutte le crisi di impresa vanno a finire sui tavoli del Ministero di Sviluppo Economico, significa che ahimè non stiamo facendo nulla per evitare questo. E l'ho già detto prima, come si può evitare questo? Guardando alle aziende in un'ottica preventiva, nel dare loro degli strumenti che li consentano di fare, perché tra l'altro quello che voglio dire è che gli industriali italiani forse sono tra i più creativi
che esistano nel resto d'Europa, se non oltre oceano. Quindi il problema è proprio questo, è un peccato. Abbiamo delle potenzialità incredibili, soprattutto siamo la seconda nazione manifatturiera d'Europa, eppure no, i nostri industriali non hanno strumenti adatti per poter volare, per poter sviluppare. Perché purtroppo forse devono affrontare i tre problemi iniziali che lei ci ha indicato, primo di tutti la condizione legislativa che ti cambia continuamente sotto i piedi, quindi non ti dà ovviamente l'opportunità di avere la serenità per investire. Ma quando lei si trova a qualche tavolo a parlare, a discutere di questi argomenti, le piacerebbe anche poter portare il suo pensiero ad altri tavoli? Cioè, quanto è importante il commento, la considerazione di un giuslavorista su questi aspetti così delicati per il nostro paese? Secondo me è importante, e ahimè non siamo spesso utilizzati in tal senso, cioè sarebbe opportuno anche che qualcuno ci ascoltasse, non sono solo io, ma siamo in tanti ad avere delle idee che possono portare anche dei miglioramenti, dei cambiamenti. Quindi secondo me è importante che anche a livello legislativo, normativo, ogni tanto un pochino possiamo essere ascoltati. Esatto, perché magari dal punto di vista tecnico forse qualche idea potete averla. Noi abbiamo fatto prima un punto della situazione ad un anno e mezzo dal decreto dignità, ma in precedenza c'era stato un altro grande pacchetto legislativo nell'ambito del lavoro assolutamente rilevante, che era stato il Jobs Act, e molti suoi colleghi ci hanno più spesso raccontato come quel pacchetto di misure avesse ridotto drasticamente il contenzioso nell'ambito del lavoro del nostro paese. Questo trend, professore, si sta mantenendo o c'è stato qualche guizzo, qualche sussulto preoccupante in senso, in direzione diversa? Allora, premesso che comunque non ha avuto solo il pregio, il decreto Jobs Act, di garantire un aspetto deflattivo di quello che era il contenzioso, perché comunque ha avuto anche il pregio di aumentare, di far aumentare così la richiesta del lavoro, perché c'è stato un innalzamento dell'occupazione in quel momento storico, anche, guarda caso, perché l'imprenditore era allettato da quello sgravio contributivo che la norma stessa prevedeva in caso di assunzione di lavoratori a tempo indeterminato. Quindi questo non può non essere sottolineato e né può essere tralasciato dall'interprete. Ahimè, invece, quello che sta accadendo dopo l'emanazione e la pubblicazione del decreto di dignità è un innalzamento del contenzioso. Se andiamo a vedere dei dati statistici, penso al Tribunale di Milano, al Tribunale di Bari, al Tribunale di Napoli, c'è un aumento, per esempio, dei ricorsi depositati. Quindi questo significa che evidentemente quell'aspetto deflattivo contenuto nella normativa del Jobs Act, con la recente norma, che è diametralmente opposta, abbiamo detto prima, mira ad un ritorno al passato, dico io, no? Quindi garantire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, osteggiare la richiesta di lavoro a tempo determinato attraverso l'introduzione delle causali praticamente. Quindi questa cosa, non lo dico io, lo dicono le statistiche, da un dato che ho rilevato recentemente, sta portando ad un aumento del contenzioso. Okay. Sicuramente sono diminuiti i tempi della durata dei processi in materia di diritto del lavoro, però in questo momento assistiamo a un aumento. Uh-huh. Le capita di assistere, professor Amendolito, anche aziende che internazionalizzano sui mercati? Sì, questa è la cosa che ahimè fa, cioè, perché io sono orgoglioso di essere italiano, sono contento di essere italiano, sono fiero. Abbiamo fatto solo intervista sui problemi e le criticità. Però purtroppo mi sta capitando questo, di aziende che vogliono delocalizzare la loro produzione. Quindi non internazionalizzare, cavalcare nuovi mercati, ma delocalizzare. Delocalizzare, che è una cosa diversa. Sì. D'altro canto poi ci sono in alcuni settori invece aziende che vogliono internazionalizzare nell'ottica e nell'accezione da lei pensata e utilizzata, però ahimè non sono tantissime, cioè quello che mi sta più che sto più notando invece è che ci sono aziende che vogliono delocalizzare. Quindi ecco perché ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, dobbiamo cercare di evitare questo attraverso la produzione di una normativa che a 360 gradi pensi a quello che è lo sviluppo strategico delle aziende a favore anche dell'occupazione e quindi del mercato del lavoro. E naturalmente auspicando, non per il suo lavoro ovviamente, che ci siano sempre meno aziende che vogliono delocalizzare le produzioni, ma in realtà quali aree d'Europa, fermandoci qua, a meno che non vadano in Cina o altrove,
sono particolarmente attraenti per un imprenditore italiano perché abbassa il costo del lavoro, perché la produzione appunto è più conveniente. Dove vanno le aziende? Beh, per esempio in questo momento ci sono molte aziende che si stanno delocalizzando, per esempio in Albania, dove il mercato del lavoro rappresenta una chimera, diciamo un vantaggio, perché praticamente i salari sono veramente bassi e quindi poi sono anche allettati dalla fiscalità, certo, completamente bassa, mi pare che intorno al 15%. Non è molto lontano, quindi ci si può andare anche assolutamente frontale all'Adriatico, insomma, praticamente, così come magari continuano a delocalizzare in Romania, in Bulgaria. È un fenomeno. Le capita di scoraggiare un imprenditore che ha questo desiderio, questa velleità, questa necessità? Io sono un passionale, quindi per natura lo faccio, mi viene naturale questa cosa, perché sono un passionale, amo il mio paese e dico che ce la possiamo fare, possiamo farcela, però bisogna anche cercare di movimentare questo cambiamento radicale. Ripeto, io ho sempre detto anche le relazioni sindacali, anche il modo di fare relazioni industriali, gestire i rapporti sindacali, deve essere fatto in quest'ottica di trasformazione che questa industria 4.0 sta portando, e quindi ci vuole la partecipazione di tutti, quindi in primis del legislatore, l'abbiamo detto, ma anche delle parti sociali. Certo, un'ultima domanda, professor Amendolito, poi la lasciamo, la nostra conversazione sta andando verso il termine, ma ritornando per un attimo a Ilva, lei è pugliese, anche se non è di Taranto, ma comunque conosce molto bene questa regione, anche perché insegna, è ancora molto impegnato anche pubblicamente a livello istituzionale in questa regione. Le chiedo in maniera molto larga, secondo lei, dato il problema che questa questione ha generato, il grande impatto sociale, si possono conciliare industria e ambiente? È la grande sfida dei prossimi anni, probabilmente. Come si può fare? Mi rendo conto che ci vorrebbe un intero palinsesto per affrontare questo argomento. Me ne sei mai fatto questa domanda? Secondo me sì, si può. Del resto credo che sia riuscita una cosa del genere nella Ruhr germanica, nella Ruhr tedesca, e sono riusciti a conciliare ambiente con la dismissione di una serie di industrie siderurgiche e comunque, diciamo, mantenendo i posti di lavoro. Quindi non si è creato un problema poi di disoccupazione emergente. Quindi secondo me è possibile conciliare questo. È un fatto di volontà, però ripeto, ci vogliono norme che in questo momento ritengo di poter dire che non esistono nel nostro paese. Il domani delle relazioni industriali in Italia invece qual è? L'ho detto prima, praticamente un cambiamento radicale, non più conflitto, cioè quindi il sindacato che vede l'industria e l'imprenditore come una controparte, ma una parte dello stesso team. Quindi praticamente le nuove relazioni industriali, a mio modo di vedere, devono essere prodromiche al cambiamento attraverso una partecipazione. Quindi, e questa cosa, ripeto, già si sta in parte si sta vedendo, si sta attuando. Ci sono sindacati che partecipano al cambiamento anche attraverso l'assicurazione di contratti collettivi aziendali, per esempio in materia di welfare aziendale. Certo. Quindi laddove si unisce anche la parte della, per esempio, retribuzione variabile o il benessere del lavoratore per garantire il miglioramento dell'attività produttiva, perché è dimostrato questo, che se il lavoratore sta bene, si vive in un rapporto, no, in un bilanciamento della vita personale con quella lavorativa, quindi work-life balance, questa cosa porta a produttività anche aziendale. Certo. Può apparire molto banale dirlo e concludere così, ma mi pare di capire che la parola d'ordine assoluta sia dialogo, altrimenti non si va da nessuna parte. Professor dialogo Amendolito, e cambiamento, mi permetto di dire. Esatto. Grazie per essere stato con noi. Grazie il nostro a voi. Business leader di oggi. Noi ci rivediamo alla prossima puntata. Arrivederci.